Comune di Valpelle, tenuto conto che il Comune di Valpelle è aperto mezza giornata, quindi due mesi esclusi, le domeniche perché il Comune è chiuso sono 4 e 4 8 giorni, se un mese di 5 sono 9 giorni, ci andiamo a 51 giorni. Tenuto conto che il Comune è aperto mezza giornata, facciamo 25 giorni di apertura mattina e sera. Comune che comincia alle, 8 del, alle 9 del mattino e se finisce alle 6 di sera. Su 25 giorni noi abbiamo effettuato 1500 telefonate verso cellulare in due mesi, 600 telefonate nazionali, 900 telefonate locali e 300 telefonate fastweb, non so che cosa significa, chiamate, per una durata di 43 ore di chiamate verso cellulare, 43 ore. 11 ore verso telefonata nazionale, 25 ore telefonata locale, significa che dentro Valpelle, in più ci dobbiamo aggiungere gli altri qua, quindi sono cellulare nazionale, sono 13, 43, 56 ore di telefonata verso cellulare, in 25 giorni, 56 ore ragazzi. Allora io mi domando, attenzione che queste sono però, sono solo consumi, non senza l'abbonamento, perché l'abbonamento che prevede l'abbonamento che è un'altra cosa per cui si paga 690 euro, quindi 345 euro al mese, va bene, prevede già delle telefonate gratis, che sommate a questo sono circa sulle 150 ore di telefonate in due mesi, 150 ore. Cazzo, ma che comune è? Addirittura ci sono 9 chiamate internazionali in 6 mesi. Con chi abbiamo parlato? Per fare la battuta con Obama? No, non penso. 9 chiamate internazionali di stabilità prevede che la spesa nel 2013 non può superare quella del 2012 e che quindi, non essendo stato assunto il cantoniere nel 2011 e neanche nel 2012, il cantoniere non può più essere assunto. Sono posto di lavoro di una persona che dovevamo sostituire e quindi un servizio in meno nel paese. La responsabilità di chi è? Il ragionamento finale che ci vuole qualcuno il responsabile degli uffici e quando c'è l'ufficio tecnico c'è l'ufficio manomale e dovrebbero essere presenti qui, dovrebbero essere in quest'anno ed è la seconda volta che gli toglie la dignità a queste persone, gli hai tolto la dignità professionale, gliel'hai tolta. Tu ci stai speculando solo? No, no, io non ci sto speculando solo, è una realtà di fatto. Io ho chiesto una documentazione, 105.000 euro abbiamo da pagare la rata, l'ultima rata per il canale Scommatore, visto che la regione non ci dà niente, questi poveretti, perché altrimenti i caro Medina mi lasciano lì piazza San Giuseppe e la strada di Casemia che sembra andare a Poggio, ma il sindaco non ci passate voi, io sì tutti i giorni, mi sembra avere montagne russe, perché non si possono lasciare quei lavori così, in piazza San Giuseppe da più di un anno io, lì è la stessa cosa, è pericoloso. Ma ci rendiamo conto che quando si fanno dei lavori non si possono lasciare queste cose. Ma chi è responsabile? Ma non è che si fa l'assessore, il vice sindaco, il sindaco così. Ma come stiamo scherzando, ragazzi? Però in cambio che cosa abbiamo? Scusate, ma adesso me lo devo dire. La priorità al tubo dell'acqua. Di colpo. Portato un milione? Vai. Forse lo sanno loro che l'hai portato un milione. Ti sto dicendo, sei già 500.000 euro a giugno, non incasserai di IMU, visto che è la prima rata, non incasserai più di tanto, sarai sempre a meno e non riuscirai a neanche a tamponare un buco per strada, a voglia puoi già portarsi il cantoniere in giro, ma non riuscirai a tamponare manco un buco perché sono fa solo schifo. Sì, questo, e tu te ne vieni sempre con delle battute stupide, i rotti e idiote, io me ne vado perché non posso discutere di cose serie qua. Io vengo dagli uffici dove c'è la gente onesta che lavora, che mi ha dato una documentazione. Tu hai un ministro di mano della possibilità che questa gente sia qua e sei sfida. Quale sfida? Di che cosa? Sono il foglio che ti ha dato la ragioniera. Sono qua. Io fuori il foglio che ti ha dato la ragioniera sulla tesoreria, su quando si va il 30 maggio, il 31 maggio. Eccolo qua. Vediamo se sono documenti falsi confrontare, questo è il 30 giugno. Quando? 30 giugno. Ah cazzo, dove incassare l'IMU per forza, ma sei malato? Ma non sei normale! Scusami, ma allora? Ma incassare l'IMU il 16 maggio! Ma il 16 giugno!
serie, ma io non mi stai speculando con ma secondo me io qui ci avvertisce perché stai speculando. Ha dato la possibilità ai comuni di raddoppiare praticamente la possibilità di indebitamento, cioè di andare in anticipazione di cassa a tutti. E io devo farlo perché se posso non farlo devo farlo per forza perché mi ha dato la possibilità di indebitare. Ma tu non vuoi pagare il fornitore? Io devo fare in modo di non indebitarmi. Noi al 30 giugno abbiamo pagato tutti i fornitori e abbiamo 196 sì, cioè hai pagato anche l'asse, hai pagato il distributore, tutti ancora devi pagare. Sto dicendo che il 16 giugno dell'anno scorso tu eri partito in campagna elettorale, eravamo il mese di maggio del 2012, vedi che è un anno, vada bene, tu partivi con non ti stai facendo no. scusa tu partivi con un tesoretto, ti ricordo che tesoretto spendibile subito, adesso sei a 106.000 euro e meno, quindi è partito il tesoretto, è partito tutto e siamo a debito. Allora il bilancio va considerato dal 16 giugno in cui c'è gente paga l'IMU al 15 di giugno prima che la gente ma il comune non funziona come a casa ah no, ma funziona per l'esperienza che hai di comune, ma funziona se casa tua leggi, ma finisce Corrado, ma c'è le leggi dello Stato da rispettare fatto sta che io a casa mia ho fatto funzionare tutto come va a casa mia devo andare al comune perché al comune è la famiglia e quindi devo cercare di gestire in quella maniera accontentando un po' tutti le classi sociali, dagli anziani ai bambini, non solo ai bambini facendo morire gli anziani, cazzo ma scusa, ma questo ti voglio dire accontenta perché tutto contribuisce al pagamento delle tasse in un paese non è che sono le famiglie che hanno bambini tutti essere qua presentato su quello che faccio io e prendo il mio tempo, hai capito? E lo faccio con serietà in bene. Ma perché non vuoi dire che... No, non mi ha detto, consiglio comunale, anzi se vuoi, se per caso mi vuoi dire, visto che il regolamento prevede quasi 30 giorni per le risposte alle cose, non ce l'hai ancora data, è passato un mese e mezzo. Scrivi al prefetto. Quanto prefetto, vedi che sei... Ma parla, lasciamo però.